nuovo video e novità non belle di più. Voi direte sì, ma ogni volta dici così. Questa volta tanta roba, scala 1:18, e ne approfitto per dirvi, perché ce l'avete fatto presente giustamente, ci sono i simulatori di sottofondo che stanno andando, risolveremo assolutamente questa situazione per garantirvi e fornirvi un video di maggior qualità possibile. Qui oggi parliamo di nuovi arrivi davvero pazzeschi, perché siamo in un mondo molto bello, un mondo Ferrari, un mondo GT, un mondo Endurance, mondi che si mischiano insieme, modellini scala 1:18, modelli di una qualità altissima e anche articoli firmati. Dopo li andiamo a scoprire. Adesso partiamo forte. Perché? Perché vi abbiamo preparato la tavola. La tavola è, direi, apparecchiata e noi andremo a vedere tutti questi nuovi arrivi, li andremo a scoprire insieme e vediamo subito due non modellini al centro di questa tavola, perché sono dei cappellini molto speciali. Dopo l'andremo a vedere e a osservare uno per uno, ma direi che per gli appassionati qua un Charles e un Lewis, insomma, li abbiamo messi insieme. Ma partiamo forte. Perché? Perché Porsche fa una delle livree, penso, più bella di sempre. Chi l'ha studiata veramente è un grande. Porsche 911 RSR versione Rexy. Ragazzi, che dire, questo modello l'abbiamo visto in tutte le salse. 1.64, 1.43 è una versione assurda ed è davvero iconica. Rexy perché? Perché replica chiaramente la livrea del Tyrannosaurus Rex, quello con le manine e gli zamponi, ed è incredibile, tutta verde con la bocca davanti pronta ad aggredirti. Cairoli, è una roba spettacolare. Le Mans 24 ore 2023 1.18 Spark è davvero assurda. 1.18, questo pazzesco. Ma dato che siamo all'interno di modelli iconici, perché no, vi tiriamo fuori una che Le Mans ha vinto e hanno fatto la storia di Le Mans. Sappiamo come andò a finire, 1966, con quel film Le Mans 66, con l'arrivo in sciame delle Ford GT 40 vittoria Le Mans 1966, McLaren e Chris Amon. Ragazzi, una macchina storica, davvero celebre, con una livrea iconica. Ad oggi è ancora una delle Ford più belle mai costruite, pazzesca. Ma ne entriamo qua nel mondo Ferrari. Pagani BBR Models, partiamo boom boom, scoppiettante. Veramente questa è un'auto incredibile, la livrea è pazzesca, ma c'è un dettaglio, una chicca molto notevole. 8-12 competizione, livrea, ascoltate bene, Charles Leclerc con il numero 16. Questa è una versione tailor made, realizzata per un cliente Ferrari, non per Charles. Ma cosa cambia dalla livrea della Daytona SP3? Cambia semplicemente che, per non fare lo stesso identico modello, perché le versioni tailor made di Ferrari sono una one off, non hanno appositamente messo la bandierina monegasca sul numero 16, come ad esempio la Daytona SP3 e la pista 488 Spider ha. In questo caso è una versione pazzesca, simile livrea Charles Leclerc, ma è veramente assurda. Nero opaco che si sposa benissimo con la bandiera monegasca, tutti gli interni dettagliatissimi, tiratura super limitata, 226 esemplari, realizzata da BBR Models, è una qualità davvero impressionante, ragazzi, che dire. BBR, sappiamo, realizza modelli in resina in 1.18, tutti col certificato e tutti in tiratura numerata. BBR, come sappiamo, non ha solamente licenza Ferrari ufficiale, ma qua ritroviamo una Pagani Utopia full carbon con tutta la scocca in carbonio, 1.18 per un esemplare di soli 99 pezzi. È un oggetto incredibile. La scocca, come possiamo vedere, è tutta in full carbon.
ragazzi, ha dei dettagli che sono impressionanti. Guardate l'effetto fibra di carbonio sulla scocca, è un qualcosa di meraviglioso. Guardate i cerchioni con le prese d'aria, pazzesco. Ragazzi, qua Orazio ha fatto un gioiello e BBR l'ha riprodotto in scala veritiera. 1.18 però sono richiestissime, sono meravigliose. Io direi che qua le guardiamo tutte insieme. SF90XX stradale, siamo nel pieno mondo estremo di Ferrari. Non bastava la semplice SF90, ma ci voleva un qualcosa di più. SF90XX stradale. XX prende il nome dal program XX, cioè per tutti i clienti del mondo FXX, FXXK, FXXK Evo, 599XX, insomma prende il nome da questo gruppo, da questa community del mondo Ferrari d'Elite. In questo caso ritroviamo delle 1.18 davvero straordinarie, perché che dire, hanno la doppia versione perché sono modelli Roadster, Spider, chiamateli come volete. Questo è un blu molto particolare, è un azzurro dino con dettagli in colorazione gialla, interni in alcantara, split, carbonio, cerchie in colorazione nera, pinza gialle, soli 240 esemplari, versione aperta per ammirare tutti i dettagli interni. Volete la versione chiusa? Qui una tiratura numerata di 50 esemplari, ma l'azzurro cambia. Si chiama Blu Francia, non mi chiedete il motivo. La livrea è totalmente italiana. Il tricolore è esposto benissimo nell'alettone posteriore ed è un qualcosa di davvero assurdo e incredibile. Attenzione, perché l'hanno realizzata anche nella mia colorazione preferita. Giallo tristrato. Triplo giallo inserito insieme in questo effetto dorato che cambia nella realtà, ma anche il modellino, con le colorazioni dalla luce. Prende la luce, l'assorbe e varia la colorazione, la lucentezza del gold sul modello, ma anche sull'auto vera. È una colorazione spettacolare che realizza una carrozzeria incredibile per Ferrari. SF90XX stradale, cerchio in colorazione nera, verniciatura triplo strato. Ragazzi, mi fa impazzire, è bellissimo, perché a mio avviso con il nero contrasta veramente benissimo. Tiratura numerata di 50 esemplari. Qua ad esempio abbiamo la numero 13, ma non è tutto. Perché? Perché ci siamo addentrati nel vivo di questa SF90XX stradale. Sono una bomba veramente e questa ne attesta assolutamente. Attenzione al binomio del grigio competizione, così chiamato da Ferrari, con l'arancione, il giallo, il silver della pinza. Insomma, i dettagli, guardate l'effetto alcantara interno, incredibile, con tutte le linee arancioni all'interno. Qui BBR è davvero tanta roba, guardate la bellezza, i dettagli interni del motore. Ragazzi, è un modello davvero assurdo, un 1.18 di una qualità elevatissima per una tiratura numerata di 50 esemplari. Ragazzi, è una meraviglia, è davvero spettacolare, incredibile, mi piace tantissimo. BBR 1.18, queste non le ha sbagliate assolutamente, ma un restock pazzesco. Dirty version 1.18, guardate questa, 488 GTE, questa è clamorosa. 24 ore di Le Mans, Winner Edition, Dirty Version, ma possiamo vedere l'effetto sporco, è un qualcosa di incredibile. È un modello che è stato realizzato in soli 30 esemplari e noi siamo riusciti a riaverne uno, è un oggetto clamoroso. Vi lasciamo tutti i link qui sotto dove potete scuriosare e vederli anche direttamente sul nostro sito, o ci venite a trovare direttamente in negozio. Spediamo in tutto il mondo con pacco tracciato. Chiusa questa parentesi, qui non vedevo l'ora di farvi vedere questa. La serie icona finisce col numero 3. Numero 3 è il numero perfetto e questa è perfetta. Daytona SP3 rosso magma, 1.18, interni in colorazione blu. Mamma mia, guardate la lucentezza di questo 1.18, di questo rosso magma, è davvero assurdo. Il retro, insomma, questa macchina prende spunto da un 330 più 4, da un'auto che ha fatto la storia ed è pura leggenda, è la versione moderna. Che dire, hanno spaccato davvero
tutto, il design, tutto, è cambiato tutto, ma è un missile, è incredibile, vederla anche qui dal vivo è una cosa assurda. Se avete la possibilità di poterla vedere magari una volta a un evento, a un raduno, a un, insomma, in qualsiasi centro città, se Ferrari organizza qualcosa, andatela a vedere perché ne vale veramente la pena, è una vera e propria opera d'arte. 499P, questa è la numero 50. Le numero 51, ragazzi, sono sincero, le abbiamo terminate con tutti i pre-order che abbiamo spedito. È una bomba, cioè, è bellissima. 118 BBR Models con l'effetto strada sulla base è un qualcosa di pazzesco. Tiratura limitata di 250 esemplari. Ragazzi, la pole position e questo team e questa auto in questo anno, nel 2024, ha vinto la 24 ore di Le Mans. Molina, Nielsen, fuoco, sono stupende. L'effetto, guardate l'effetto usura della gomma, sia anteriore che posteriore, è un qualcosa di incredibile. I dettagli sono pazzeschi, la verniciatura è incredibile per un'auto che insieme alla 51 hanno fatto la storia di una gara leggendaria, di una gara iconica come la 24 ore di Le Mans. Ma di iconico quest'anno c'è stato anche altro, perché il prossimo anno nel mondo Ferrari si unirà una coppia davvero incredibile: Lewis Hamilton, pilota britannico, 7 volte campione del mondo, e il predestinato Charles Leclerc. Charles sicuramente avrà tanto da imparare, ma tanto da dare anche a Ferrari e dimostrare che è forte, che merita. E qua guardate che cosa abbiamo, proprio caso vuole che Pirelli realizzi 2 special edition. E ragazzi, cosa succede? Realizza la Special Edition Silverstone e succede l'impossibile. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Silverstone a casa sua e qua c'è la Special Edition del cappellino che lui indossò nel podio, primo posto. Possiamo notare l'effetto jeans che è meraviglioso, tutti i ricami, tutte le patch. Siamo riusciti a riaverli, erano andati a ruba, sold out veramente, un oggetto clamoroso, bellissimo. Cucita in patch, c'è anche la bandiera inglese, è uno spettacolo, ragazzi. Il cappello che utilizzò Lewis Hamilton nel primo scalino del podio è davvero incredibile. Potete guardarvi tutte le foto anche che trovate su internet. Questo è un oggetto, a mio avviso, che sarebbe anche da non indossare. Talmente bello, ma talmente bello aggiungerlo alla collezione anche di modelli o di memorabili, assolutamente. Qua invece succede un'altra cosa pazza, perché la Formula 1 quest'anno ci piace tanto. Succede che si arriva a settembre, prima settimana, Gran Premio di Monza, ma lo sapete, non ve lo devo raccontare io assolutamente. 2024, Charles Leclerc fa una gara che è assurda. Le gomme veramente le ha incredibilmente domate come nessun altro. E qua Pirelli realizza la Special Edition, ma non è che la realizza poco prima del Gran Premio di Monza, la realizza molto prima. Noi li avevamo preordinati molto prima. Andate voi a pensare che il predestinato vince il Gran Premio d'Italia e noi abbiamo qua fra le mani il cappellino, il Limited Edition, Special Edition, Italia GP, Monza, primo posto, tricolore. Andatevi a vedere le foto del podio di Monza di Charles Leclerc e trovate questo cappello che lui aveva in testa. È veramente una special edition esclusiva, tiratura limitata, oggi e ora è davvero introvabile e questa io ve la consiglio assolutamente perché questo è una memoria di una gara pazzesca. Grande Charles, grande Lewis, special edition Pirelli meravigliose, ma chiudiamo veramente con il botto perché guardate cosa siamo riusciti a riavere. Cofanetto Luxury Box Special Edition, fibra di carbonio. Vi piaceva la 499T? Guardate qua che cosa c'è, guardate qua, certificato firmato dal titolare di BBR, tiratura numerata 499 esemplari, proprio come l'auto vera. E qua ragazzi io ve lo svelo, ve lo apro, ma parla da solo. Base, effetto carbonio, 499P, numero 51. Antonio Giovinazzi, Pierguidi, Calado, sono campioni alla 24 ore di Le Mans. Ragazzi, mi vengono ancora i brividi alla pelle d'oca. Io mi ricordo esattamente il momento in cui ho visto la vittoria di questo team pazzesco, con un'auto pazzesca gestita da F Corse, un grandissimo team con dietro Ferrari. Ragazzi, che dire, sono sconvolto io per questo video perché sono stato davvero carico, mi piace ciò che vi ho fatto vedere, mi piace tantissimo
e mi piace condividerlo con voi. Grazie, forza Motorsport, un grande abbraccio e vi aspettiamo alla prossima con altre novità assolutamente.